brevissimo intervento perché ormai da diversi anni non ci confrontiamo, no? Ci ritroviamo annualmente per fare un po' il punto della situazione, di quello che è il piano sanio della, non solo della Regione Marche, ma del nostro territorio. Ormai sono alcuni anni che il nostro territorio, la provincia di Ascoli Piceno, che viene considerata quasi sempre, forse con un luogo comune un po' marginale nell'ambito della Regione Marche, in realtà dal punto di vista dell'attività trasfusionale, della raccolta del sangue, svolge un ruolo fondamentale. Io ricordo a tutti voi, perché poi i numeri sono abbastanza oggettivi, che il raggiungimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale nel 2022 è stato raggiunto grazie al contributo decisivo della nostra provincia, di tutti i donatori e dell'AVIS che si occupa, come diceva il Presidente Lorenzetti, di un'attività che non è solo quella di convocare, sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue, ma un'attività sociale, svolge un ruolo sociale davvero encomiabile e insostituibile, lo sottolineava anche il Sindaco poco fa. Perché forse è questo il segreto di questa associazione, cioè di non occuparsi esclusivamente dell'ambito, diciamo così, istituzionale, ma è quello proprio di andare tra la gente attraverso iniziative sportive, culturali, semplicemente anche educative, che rendono l'associazione radicata nel territorio in cui opera. Ed è questo forse l'aspetto importante che va sottolineato, oltre ovviamente all'attività istituzionale che svolge, che è quella di sensibilizzare e di coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile nella donazione del sangue. I risultati di quest'anno, come diceva il Presidente Lorenzetti, sono altrettanto ottimi, belli. Lo dico da operatore sanitario, voi sapete che il servizio trasfusionale, la rete trasfusionale si regge su due pilastri fondamentali. Uno è l'AVIS, l'Associazione di Volontari del Sangue, per il ruolo che svolge. L'altra è rappresentata dalla struttura sanitaria che collabora con l'AVIS per la raccolta del sangue. Quindi i due centri trasfusionali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, oltre le quattro sedi di raccolta periferiche che non vanno mai dimenticate: Pagliare del Tronto, Riva Transone, Cupra Marittima e Montefiore, perché anche in questi piccoli, diciamo così, comuni, senza volerli sminuire, esistono delle sedi di raccolta dove i donatori si recano appunto per svolgere e per soddisfare le esigenze dell'ospedale. Quindi è un po' questo, secondo il mio punto di vista, il segreto della vitalità e del ruolo che l'AVIS svolge in questo territorio. Noi speriamo di mantenere sempre questi obiettivi, di migliorarli sempre. Vi dico solo un dato: in un periodo difficile, siamo usciti da due anni terribili della pandemia da Covid, noi siamo riusciti comunque, grazie all'AVIS, a mantenere un livello di raccolta di sangue e di emocomponenti assolutamente autosufficienti per quanto riguarda il nostro territorio, il territorio provinciale, i due ospedali di Ascoli e San Benedetto del Tronto, ma soprattutto abbiamo dato, come dicevo prima, un contributo decisivo al raggiungimento dell'autosufficienza regionale. E questo non è poco, Presidente, perché per una volta ce l'hanno riconosciuto, perché dicevo prima, la provincia di Ascoli Piceno è stata sempre, geograficamente, anche dal punto di vista demografico, siamo una piccola provincia, bisogna dirlo, rispetto alle altre più demograficamente influenti, ma ci hanno riconosciuto questo ruolo fondamentale di aver contribuito in maniera decisiva al raggiungimento dell'autosufficienza regionale. Noi siamo orgogliosi e fieri di questo risultato e speriamo e vogliamo soprattutto mantenerlo anche nei prossimi anni. Vi ringrazio.